Nella sala rossa del comune di Pesaro si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della 15ª edizione della rassegna Interludio, in programma nel cortile di Palazzo Antaldi. La location è particolare quest'anno, non abbiamo più Rocca Costanza, che per noi era diventato ormai un posto troppo prestigioso, perché con tanti posti è conosciuto anche a Pesaro e non solo, ma ci trasferiremo a Palazzo Montani Antaldi. Questo è un cortile più piccolino peraltro, ma del resto molto prestigioso e lo stesso acusticamente perfetto. E quindi promuoveremo questa stagione di 4 concerti e questa nuova location ci consentirà di collaborare con il Museo Nazionale Rossini. Chi parteciperà al concerto avrà l'opportunità di una visita guidata a questo Museo Rossini, che è veramente bello ed interessante per i documenti che espone e per l'eleganza e la ricchezza delle sale che contiene e per un arricchimento vero e proprio della vita e dell'opera rossiniana. E quindi all'insegna della musica potremo promuovere ancora Rossini, se ci è consentito questo modestamente, però cerchiamo ancora di farlo. E i nostri concerti saranno una cornice importante dei momenti interessanti della vita musicale pesarese. I nostri concerti quest'anno sono 4. Il 3 agosto c'è il trio Electris, che è un trio giovanile, voce, violoncello e pianoforte, dal romanticismo al tardo romanticismo, a Ravel e a Piazzolla. Ci sarà un'incursione nella musica jazz con Enrico Pierannunzi, autentica star del jazz. Di Pierannunzi la presentazione è forse superflua, perché tutti noi lo conosciamo, ha vinto numerosissimi premi, è presente alle rassegne jazzistiche più prestigiose in Italia e all'estero. Poi il 16 agosto c'è un appuntamento di due concertisti molto noti a livello nazionale ed internazionale, Sergio Bosi e Riccardo Bartoli, formatisi dalla Scuola Musicale Pesarese al Conservatorio. È un duo molto collaudato. Ci propone ancora pagine rossiniane, rilette in trascrizioni del tutto personali e devo dire gradevolissime per questo strumento che è il clarinetto e il pianoforte. E poi propongono anche musica da film di rotta e anche musica contemporanea di Michele Mangani, compositore molto conosciuto da noi, originario di Urbino ed ora molto affermato. Il 18 agosto l'orchestra da Camera Vivaldi, composta dagli strumentisti dell'Orchestra Sinfonica della RAI, presente a Pesaro perché collabora con il ROF, propongono le famosissime 4 stagioni di Vivaldi e il concerto Il Cardellino, per cui coniugheremo quest'anno il repertorio barocco con il jazz, con la musica contemporanea e soprattutto con il classico. Repertorio per cui noi siamo connotati con orgoglio. Noi lavoriamo soprattutto sulla musica classica, che merita di essere divulgata al massimo e di essere conosciuta, soprattutto attraverso i nostri concerti. Quest'anno fra i nostri sponsor c'è il Rossini Bistrò. I partecipanti al concerto avranno modo di concludere la serata o di anticipare la serata con un momento gastronomico importante e del tutto gradevole, quindi a noi fa piacere che anche questa si aggiunga alle nostre collaborazioni.